Il Pescara chiude al quarto posto la Final Four di UEFA Futsal Cup, che per la cronaca è stata vinta dai russi dell'Ugra Jagorsk a spese dei padroni di casa dell'Inter Movistar. La squadra di Fulvio Colini ha mancato una ghiotta opportunità di fare su almeno la finale di consolazione coi portoghesi del Benfica. Recriminazioni non mancano perché i biancazzurri sono andati in gol a fine primo tempo con Canal su schema d'angolo e nei primi secondi della ripresa con il guizzo di Borruto, ed erano a quel punto in pieno controllo del match finché un inopinato errore di Grello non spiana la strada alla rete del 2-1 di Re. Portoghesi col portiere di movimento, leggero a porta vuota, fallisce il 3-1 e proprio il portiere di movimento Bruno Coelho, a poco più di 70 secondi dalla fine, trova la parità. Ai rigori gli errori di Ercolessi e Nicologi condannano il Pescara alla sconfitta. Nel dopopartita il consuntivo del presidente Danilo Iannascoli. Il gruppo in questo momento ha dei problemi, fisici, ha dei problemi all'interno e sta subendo tutto quello che in quest'anno ha dovuto soffrire, perché comunque abbiamo giocato tutte le competizioni, alcuni giocatori sono cotti, però sai, arrivavi a questa manifestazione stupenda, perché comunque è stata un'esperienza bellissima per tutti, per chi ci ha seguito, per il sindaco e l'assessore che sono stati qui con noi, per la città di Pescara penso che comunque abbiamo fatto una bella figura ed era la cosa più importante questa. Poi noi lo sappiamo che la prima volta la finale della Scudetto l'abbiamo persa, la finale della Coppa Italia l'abbiamo persa, la finale della Supercoppa l'abbiamo persa, adesso abbiamo perso la Coppa dei Campioni, però le altre tre siamo riusciti a vincere, speriamo che possiamo tornare a giocarci questa Coppa il più presto possibile.